ad istruire e dirigere i bambini c'era una giovanissima maestra, Maria Leventre, che nel 63 fonderà il piccolo coro dell'Antonia. Le canzoni dello Zecchino d'Oro saranno scritte da autori professionisti e dilettanti, saranno giudicate dai bambini, ispirate. Maria Leventre, è un'osservazione che ho letto che mi ha colpito, molti l'hanno vista poco, perché era sempre di spalle, perché doveva dirigere e quindi si vedeva da dietro, non si vedeva lei, si vedevano i bambini. Insomma, tutto questo mi porta a dire che Bologna è la città giusta, ecco, per conferire un ricordo di questo genere, che è Cancun. Nonostante i giornali scrivono diversamente, perché delle volte parlano di questi cantanti moderni, sì, che hanno debuttato lo Zecchino d'Oro, ma giocano un po' sul fatto, perché dicono ha cantato le canzoni dello Zecchino d'Oro, magari perché cantava delle canzoni dello Zecchino d'Oro, ma non perché abbia cantato alla manifestazione dello Zecchino d'Oro. La luna, custode dei sogni e delle speranze, è simbolo di intuizione e purezza e la metafora per rappresentare Maria Leventre. Dal titolo al docu-concerto che verrà presentato e che vuole approfondire la conoscenza di Mariele dandone una visione più estesa rispetto all'immaginario collettivo, limitato dalle rare testimonianze rintracciabili. E poi... Mariele ancora non sa che rinuncerà a diventare una concertista per una vocazione più grande. Sarà una maestra di vita e di canto per centinaia di bambini.